un ricordo bellissimo, rimarrà sempre nel mio cuore ovviamente. Hai un ricordo personale, una telefonata, un qualcosa, dopo una puntata particolare? Beh, il primo nostro incontro è stato bellissimo e lo ricordo, sono cose via intime, ma insomma è stato sempre... Ti ha spronato, ti ha detto qualcosa? Sì, 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 ero molto contento di avermi portato a Mediaset, che è la mia seconda famiglia, e ha sempre, come dire, tenuto in grande considerazione. È stato un rapporto di grandissimo affetto e di stima. Anche se qual è il grande insegnamento che ti ha lasciato Silvio? Beh, rispettare il pubblico. Ma per un periodo non eri più in Mediaset, lui cosa diceva? Beh, è stata una scappatella, comunque bella scappatella, però io sono sempre stato legato, ormai quasi 30 anni, tra poco facciamo, sono sempre stato legato a Mediaset, alla famiglia Mediaset, a Berlusconi, al quale io devo ovviamente tantissimo, perché quando lui mi ha visto in televisione io non ero nessuno, quindi mi ha portato nella sua grande famiglia in Mediaset, mi ha dato una grande opportunità di fare questo lavoro e di essere poi quello che sono. Quindi lo sentivi nonostante tutto? Certo, Berlusconi per me è stato comunque un grandissimo legame affettivo, di stima, di affetto, oltre che professionale.